chiusura dal centro dello schieramento, Nicolas Bipauer ed il numero 2 di Nicu Sortand lottano per assumere il comando, ed il numero 2 di Nicu Sortand lancia in 14,5, per il momento vuole correre al comando, si scava posto il numero 4 di Nicolas Bipauer. Viene via il numero 3 di Nibbio D'Asolo, vediamo un po' le intenzioni dei drivers, e Giuseppe Pietro Maisto, 29,7, va a pungolare Nicusor, ma sembra voler correre al comando. 37,5 si viaggia da 1,15 addirittura con Nicusor che ha ribattuto prima Nicolas e poi anche Nibbio D'Asolo. Ed ora c'è un leggero rallentamento, sembra volersi affacciare il numero 7 di Lullini del Pitin, la cosa avviene, ma subito la sua schiena la potrebbe prendere Maverick, ma il rallentamento è notevole. E vediamo che Nicu Sortand ora decelera ulteriormente e viene via Lullini del Pitin. In schiena Lullini c'è Maverick Rita, intanto il chilometro in decelerazione, ma 16,8. E Nicu Sortand ha cercato di graduare per quel che ha potuto, ma è venuto fuori comunque un cronometro abbastanza violento. In parighe troviamo Maverick Vita che si sta lasciando trascinare da Lullini del Pitin. Di pelo Giuseppe Pietro Maisto fa una mossa delle sue e riesce a anticipare il numero 7 di Lullini. E Maverick Vita a sua volta buca il numero 7 di Lullini e va ad aggravitare i fianchi di Nibbio D'Asolo. Scappa via GP Maisto, ma è ora agguantato da Mario Minopoli con Maverick che ancora ha tutto in mano, si avvicina anche a largo di tutti i VIP con i Itachi Fez, ma ora Mario Minopoli sembra poter passare tranquillamente su Nibbio, si avvicina ai Itachi, ma Mario Minopoli ha Maverick tutto in mano. Entra in retta d'arrivo con due di margine, si avvicina ai Itachi, si avvicina anche il numero 4 di Nicolas Bipauer. Retta d'arrivo con Maverick Vita, Itachi in lotta, Maverick Vita e Mario Minopoli vengono a concludere sui Itachi Fez e Nicolas Bipauer. Tre sauri nelle prime tre posizioni, 2,35 scarsi, 1,16,6, 1,16,7. Una vittoria senza mai sofferenza perché non ha trovato sempre la schiena giusta, il varco giusto, e praticamente gliel'hanno servita su un piatto d'oro, direi sauro. Per il secondo Itachi Fez, per il terzo Nicolas Bipauer. Si chiude con una vittoria di Mario Minopoli, un saluto da Ivan Aldenesi, un arrivederci all'ultima giornata di Castelluccio dei Sauri che avverrà venerdì prossimo.